Bentornati in questo nuovissimo video. In questo nuovissimo video cantiamo tutti insieme. No, 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 no,
Però parliamo del cartone animato, dell'anime, cantiamo tutti insieme appassionatamente. Cantiamo insieme, che prende ispirazione proprio dal film e dall'autobiografia che era stata fatta nel 1949, proprio da Maria Augusta Trapp. Allora, che cosa racconta? Beh, chi ha visto il film, che ha avuto un grandissimo successo, che si chiamava Tutti insieme appassionatamente, chi ha visto l'anime, che ugualmente ha avuto un grandissimo successo. L'anime è un anime della Nippon Animation, che è stato fatto nel 1991, ma è arrivato da noi nel 1994. Pensate, io pensavo che fosse arrivato molto prima, sono sincera. E che cosa racconta questo anime? Racconta la storia della famiglia Trapp. Comincia così, con Maria, una ragazza di 18 anni che ha avuto un'infanzia molto difficile di abusi e cose varie, che dopo la maturità, a 18 anni, decide di prendere lavoro. Ha la vocazione per diventare suora e decide di andare nel convento di Nürnberg. Ma la madre superiore, Suor Dolores, capisce che l'esuberanza di Maria e tutto, che forse non è proprio la strada di Maria quella di diventare una suora. E così decide, 9 mesi prima di prendere i voti, di mandare Maria a fare l'istitutrice a casa del conte Georg von Trapp, che era rimasto vedovo con 7 figli, e Maria doveva fare l'istitutrice a una delle sette figlie, a una de delle figlie del conte, la piccola Maria, una ragazzina malaticcia, sempre malata. Quando Maria arriva a casa del conte von Trapp, Georg von Trapp, i figli non l'accettano, soprattutto i figli maggiori. Dovete sapere che Maria era la 27ª istitutrice che metteva piede in quella casa. Tutte le altre se ne sono andate. I figli del conte non accettavano che qualcuno prendeva il posto della loro mamma nella loro educazione. Però Maria, con la sua esuberanza, la sua serenità, il suo carattere sempre allegro, la sua chitarra, le sue canzoni, piano piano conquista tutti i bambini, anzi tutta la famiglia. E insieme ai bambini crea un piccolo coro. Andavano sempre a cantare nei prati vicino alla casa dei von Trapp. Un giorno, una delle figlie del conte Georg, una delle più piccole, Martina, insieme al suo orsacchiotto Nicoletta, decide di andare a fare un giretto. E Maria non se ne accorge. Martina cade nel fiume che si trova lì vicino. Maria si tuffa per salvarla. Riesce a salvare la piccola Martina, ma Martina si ammala e prende una brutta polmonite. Maria si sente in colpa, decide di ritornare al convento di Nürnberg. I bambini sono disperati perché non sanno come fare per far ritornare Maria a diventare la loro istitutrice. Maria, la piccola Maria, e la sua sorella Giovanna decidono di scappare di casa e di andare
al convento di Nürnberg per convincere Maria a tornare a essere la loro istitutrice. Così Maria torna a casa dei von Trapp. Maria al conte Georg ormai si rende conto che tutte le decisioni femminili era diventata una parte femminile importante, tutte le decisioni della casa, dei bambini, venivano lasciate a Maria. Il conte von Trapp era fidanzato con Yvonne e si doveva sposare. Però rimanda in continuazione le nozze. La contessa Matilde, che è la governante della casa dei von Trapp, non accetta questa cosa e cerca di convincere il conte a far sì che le nozze avvengano il prima possibile con Yvonne. Ivan si è resa conto che Maria è una parte femminile importante in quella casa, in quella famiglia. E si rende conto che non potrà mai prendere il posto di Maria nel cuore dei bambini e anche nel cuore di Georg. Così decide di lasciare Georg. Anche Maria piano piano si rende conto di essere affascinata dal conte Georg e questa cosa la mette in crisi perché lei era convinta di voler diventare una suora. Invece ha questa attrazione per il conte ed è molto molto confusa. Sono ormai passati 9 mesi e Maria deve tornare in convento per prendere i voti. I bambini sono disperati perché non vogliono che Maria se ne vada. Così Yvonne, la figlia maggiore, ha un'idea. Dice al padre che deve chiedere a Maria di sposarla. Georg chiede a Maria di diventare sua moglie. Maria è confusa, decide di andare al convento, passare una notte al convento e pensarci, ma il giorno dopo torna alla casa dei von Trapp e decide di sposare il conte Georg. Così Maria diventa ufficialmente parte della famiglia von Trapp. Le cose in Australia non vanno benissimo, comincia la guerra, la Germania, il conte deve fare i conti, era un ex, ma faceva parte della Marina, aveva fatto la prima guerra mondiale, quindi ha dovuto mettere all'asta anche la sua casa, quindi i soldi non c'erano più e la casa dei von Trapp diventa come un albergo. In questo albergo viene ad alloggiare una cantante lirica che sente cantare il coro dei von Trapp e dice loro che si devono iscrivere alla gara che si terrà a Vienna. Così la famiglia von Trapp va a Vienna e comincia a diventare un coro a tutti gli effetti. E a esibirsi davanti alle persone. Vanno alla radio, diventano famosi in tutta Australia come il coro della famiglia von Trapp. Vengono anche sentiti da un produttore statunitense che gli fa una proposta di andare a fare un tour negli Stati Uniti, ma la famiglia von Trapp rifiuta. Però decide di prendere ugualmente il numero di questo produttore e di tenerlo. Ormai l'Australia era stata invasa dalla Germania e quindi la famiglia von Trapp si trova in difficoltà.
e viene a scoprire che è una delle spie. Siccome il conte Georg von Trapp era molto fedele al suo stato, era stato anche in guerra, quindi non voleva tradire la sua patria, ma viene a scoprire che c'è un traditore e che è il suo maggiordomo, Hans. Era una spia che riferiva al nemico tutti i passi e le cose che facevano la famiglia Trapp. Così la famiglia von Trapp è costretta ad andarsene, a scappare di nascosto. Maria è incinta e il conte deve scappare insieme a sua moglie incinta e ai suoi 7 figli. Decidono di andare in Italia e dall'Italia contattare il produttore statunitense e arrivare negli Stati Uniti per fare un tour negli Stati Uniti. La famiglia von Trapp è scappata per andare negli Stati Uniti. Così finisce la storia della famiglia Trapp. Io non so se questo video vi è piaciuto, lo sapete, io sono una pasticciona. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto questo video, commentate con un microfono, visto che loro cantavano. Cantavano e suonavano, quindi con un microfono commentate se vi è piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e io vi mando un bacio grandissimo, un sorriso ancora più grande e insieme alla mia maglietta di Spank vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.